Bene, bene, ecco il gioco di Isk. Ora tocca a quello di Michael, effettivamente. Intanto metto a downloadare quello da Alice. Valdo per avere il mio gioco discutibile. Non svalutarti così, Michael. Vedrò se è discutibile dopo che l'avrò giocato. Per anche mio, prenda tutti i game over. Oh no, anche il tuo è game over. Alice, prova tu il mio, vediamo quanti game over becchi te, eh? Alice? Vediamo te poi quanti game over becchi, eh? Allora, intanto volevo anche leggere la chat prima di aprire il gioco, perdonatemi. Michael, la tua cartina di gioco si chiama davvero Indie Game Maker Contest. Cioè, si chiama IGMC il tuo gioco. Almeno come cartella, quando l'apro sarà diverso, ma non sta bene in verità. Ho scaricato la versione di Shadows Waldorf Must Die. Cos'è Shadow Waldorf Must Die? È un inside joke che mi sono perso in qualche modo? Aiuto. Sono pronto a giudicare il gioco di una certa persona. No, non puoi giudicare finché non fai tu un gioco, sai. Allora, facciamola apparire i Razer e c'è un piccolo problemino. Il problemino è che è una risoluzione molto strana quella di Michael. Quindi dovrò giocarlo così, credo. Di meglio non posso fare. Senza preavviso, effettivamente. Ma si vede, c'è un po' di bordo. Riempiamo il bordo nero, su. Cosa ci buttiamo? Boh. Sta roba di Octopath al ma. Potremmo metterci un colore, in verità. Vabbè, teniamo. Nero è meglio, dai, distoglie troppo l'altra cosa. È che 528x720. Beh, anche mia risoluzione strana, eh. Il mio gioco è 1110x624, eh. Anche la mia risoluzione strana. Allora, un altro problema di Isk che ha consegnato in anticipo è la parte del vulcano. Forse l'ha presa a prova di stelle. Ah, ha preso anche il suo gioco. Beh, ci può stare in verità. Per risparmiare tempo, una cosa ancora non pubblicata. Va bene, allora. Che mi sono perso? Ah, il gioco di Ichi si intitola Shadows. Ah, è vero! È che non l'ho messo ancora a scaricare. E mi do subito. Shadows, ecco qui. Ombre. Ed è suo senza ombra di dubbio. Ok, perdonatemi. Torniamo al gioco di Michael. Allora, la musica, ok, spero. Sì, dai, non è troppo alta, ma è anche troppo bassa. Il famoso gioco della Capcom dove Valdor è figlio di un potentissimo demone Maldorf e vendica la famiglia sterminando demoni. Lo voglio giocare all'improvviso, eh. Questa conferma di tua identità. No, te l'ho scoperto, Wari, scappa! No, cioè, voglio dire. Ah, no, ti confondono ancora. Oh no. Farò un gioco 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Sembra epico, eh. E ciao, Emma, benvenuto. Siamo appena arrivati. Abbiamo appena cominciato il gioco di Michael. Sai cosa riscattare? La GIF con la batteria dopo l'avventura. Sarebbe una idea molto carina, effettivamente. C'ho ancora una vecchia animazione che avevo fatto di Badoom Switch, dove c'è l'icona di Waldorf Switch che fa il rumore Switch dopo che c'è il Badoom. Potrei mettere quella, effettivamente. Allora, intanto. Questo è Razer, il gioco di Michael. Ha fatto grafica tutta sua custom ed è ammirabile effettivamente. Seppur ti sconsiglierei in ogni caso di fare grafica custom per i giochi. So che non ti piace avere grafica altrui, però chiaramente fare grafica custom impiega molto tempo e ti ruba tempo in altri punti di sviluppo. Poi il title screen invece è fatto da Zoro, preso gentilmente da Michael. E indica un E di cancellazione e un Razer di risurrezione, molto caruccio. Per essere un titolo idea di concept. Cioè, idea concept è interessante. Magari ci stava un font più pixelloso. Non pixelloso, ma che si intona un po' meglio con lo sfondo.
Non lo dico a Zoro, perché lui ha fatto solamente proof of concept. Dicevo a Michael che... Vabbè, che ha avuto poco tempo alla fine, ma... Nel caso poteva fare un titolo di quel tipo. Vabbè, ciao Testament, grazie di essere passato. Ciao Scappamenta, quando capita allora? Buona avventura. Chiamata lavoro. Se vuoi il consiglio di Michael non lo vedrò. Povero. Ok. E c'è l'opzione base. Corri sempre. Ok, quindi ci si muove oppure è di default quello lì? E c'è anche te lui, ma salve! Ma come va? Stiamo appena provando il gioco di Michael! Abbiamo appena cominciato! Ecco, switch con Alice. O lui. Il famoso autosave che non funziona. Ma no! Peccato! Questa musica è molto carina. Ma cosa lo skippa l'intro? Ho appena cominciato! Sono sveglio? Hey, are you finally awake? È più importante, sono vivo? Molto carino che c'è il rumorino di fondo mentre parla, è bellissimo. Che script hai usato per il rumorino di fondo, Michael? Perché c'era uno diviso stella a pagamento, ma ho preso un altro gratuito che funzionava lo stesso. Perché sono... Friedorf. Anche il font, in verità, è quello base. Sarebbe stato carino cambiarlo un attimo, ma va bene. Hai avuto poco tempo, posso capire. La musica non la sento. È un po' bassina, ok, grazie mille. Ok, per il gioco di prima era abbastanza, credo. Buy for Friedorf. Ma non vuol dire che vendo io per Friedorf. Benvenuto ospite. Perdona le mie lamentele. Stavo raccontando a qualcuno una storia della maledizione di Eteria. Una storia dell'ordine di persone che hanno trovato il segreto di vita e hanno istruito umani chiamati Erasers. Che è un bel gioco di parole, davvero. Hai fatto un gioco di parole come The Button Witch. No, che come The Drawing Witch. Che devo ancora giocare, Michael. Devi rifarlo, no? Lo abbandoni a questo punto. È molto bello perché è. Razer e anche Eraser per resuscitare e che giochi di parole posso fare? E cancellare persone morte e altre forme di vita. Come si traduce in italiano sta battuta? Penso no, non si può, ma è così vicino. Resurrezione, cancello, no, dopo vengono battute sui cancelli, lasciamo stare. Poi è molto carino che c'è un... Molto curioso avere un text box molto più largo così. Perché così ci sta più testo e dà un certo stile avere un gioco in verticale, effettivamente. Michael, lo potresti mettere su telefono? Michael, hai pensato a esportarlo per cellulare? Ci starebbe fantasticamente. C'è anche un modo facile per farlo con l'RPG Maker, effettivamente. A Drawing Witch e Razer, il prossimo comincia per S F. Che giochi di parole ci sono con la F, effettivamente. Prima abbiamo giocato al gioco disc, Slimk. E dopo questo c'è quello d'Alice. E poi, se avanza tempo, proveremo anche altri. E il message core di Yanfi è espanso. Sì, infatti, anch'io ho usato message core, ma ho fatto il contrario. L'ho stretto a tre linee di testo. Me ne parlo dopo? No, è semplicemente... visto che è un gioco molto incentrato sui dialoghi... Per i giocatori più casual sarebbe carino mettergli meno linee, avere un testo più grande e meno denso da poter leggere. Molti visual novel sono pesanti perché hanno moltissimo testo in una volta sola. Ho cercato di evitare quei problemi, in effetti. Mi hai inviato molta roba, davvero! Tantissima roba! Ma in effetti era necessario avere un text box così largo? Farlo custom in effetti era un po' difficile, però. Fun fact: dovrebbe esserci GIF al posto delle immagini. Ma stanno parecchio. Immagino perché mettere le GIF hanno sempre un po' di perdita di risoluzione. GIF? Intendi altre immagini? Perché sai che puoi fare GIF anche con le immagini base con RPG Maker, no? Stupidi casual gamers. Dovevo farlo. Dopo magari commento un po' sul mio gioco. Ma no, vedremo stasera. Stasera c'è anche Martis che farà live e proverà il mio gioco. Oh. Ha riscattato la cosa dove
mi fai dire qualcosa di superlativamente simpatico. Interessante. Va bene, allora fammi pensare. Ok. Qualcosa di superlativamente simpatico. Grazie di aver speso le tue caramelle. Sono buoni. Boom. Cos'è Ligma? È un po' ispirato a quello, devo dire. Sono onesto. Si è preso Joe. Ah, Joe, quello... Non so come fare la battuta, cavolo. Ci si può autobannare. Se vuoi ti banno io, Alice. Allora, uno di questi giorni, per sfortuna, la foresta vicino a noi ha cominciato a maledire e mandare anime ai cadaveri dove... Aspetta, non ho ben capito. Ha cominciato a maledire e a mandare anime ai cadaveri dove appartengono. Ha mandato le anime ai loro cadaveri, immagino. E ora siamo pieni di non morti che si diffondono ovunque. È il tuo turno andare alla foresta. A decidere il fatto di tutti quanti. È amico di Candice che mangia Stancy. Tizi sono morti nella foresta e le anime sono tornate. Le anime dei tipi morti sono tornati sui loro corpi, forse? Se senti che la foresta sia salutare con umani resuscitati che l'aiutano e non cancellare senza pensare, perché porterà cattive conseguenze. Lo stesso se lasci la foresta a umani impuri, non sai mai chi resusciterai. Ok, quindi però non mi dice cosa fare, mi dice di resuscitare o cancellare con un certo criterio, ma il criterio non lo so ancora. Poi vedo ora, mi soffermo un attimo sulla barra sopra. Siamo in giornata a quanto pare. C'è metà della barra vita e più zero. Vediamo ora. Evento positivo, non spoilerare. Vediamo adesso. Ah, quindi a random, che forte. Hai trovato un uomo bloccato sul fiume. Visto che l'energia al Razer non può essere usata solo per resuscitare. No, può essere Aspetta. Non può essere usata solo per resuscitare e cancellare. Aspetta, non ho capito. Può essere usata solamente per cancellare e resuscitare o può essere usata anche per altre cose? Perché tu dici la seconda cosa. Ah, ok, con la magia l'hai presa a distanza. Ok, ho capito. Con la magia l'hai presa a distanza. Come ricompensa ti aiuterà per la quest ad aiutare Eteria. Hai preso un umano, ti aiuterà la foresta dandoti l'1% di vita ogni giorno. Oh, 1% è buono ogni giorno. Se ne prendo più di uno. Dopo un po' vedi un particolare non morto. Lo controlli e lo dichiari impuro. Per sfortuna non sarà facile decidere il suo fato, visto che rovinerà pian piano quello che trova. Cos'è meglio, rischiare di rovinare la foresta o la conseguenza di uccidere un'anima? Pause cos'è? Ah, ok, c'è menù. E ho 0 monete. Ok, credo che c'è menù di pausa. Non che serva tanto in verità, visto che ci sono le opzioni. E la pausa, non è che c'è action effettivamente. Non serviva, penso, il menù di pausa, Michael. E segnerà un gnostro strano. Oh, sembra un gnostro strano. No, in verità a me sembra un... non lo so. Quindi magari quei mostriciattoli che evocano Broly e Vegeta in Dragon Ball, ma non verdi ma viola. Non so perché. I soldi non c'entrano niente. Ah, non ho avuto tempo di toglierli. Io penso lo cancellerei perché non vorrei rovinare la foresta effettivamente. Con una espressione fredda hai cominciato a alzare a raise. Ha cominciato a raise your hand. E non il non morto. Non ho capito. Hai cominciato ad alzare la tua mano e non il non morto. Certo, alzi la mano, non il non morto. Io bevo dal bicchiere, non dal microfono. Forse volevi dire che non lo resusciti.
No, lo raise, alzi la tua mano e non raise il non morto. È una sorta di battuta. È una sorta di battuta, l'ho capito adesso in verità. È una battuta, no, Michael? Avevi dovuto spegnere la musica. Ma in verità ci sta la musica qui, eh. Poverino, faceva solo una passeggiata. Passeggiata di male, però. Non va bene. Dopo un dolore indescrivibile, niente rimane di esso. È espelle l'energia negativa che è preso dalla vittima impura. Le probabilità di cattive conseguenze ora sono aumentate. Ma come? Ho fatto una buona azione! Giorno 2. I non morti hanno trovato una via per gestire il dolore dell'intera Eteria. No, per fare più male tutta Eteria. Avvelenare il terreno. E più importante, l'acqua! No! È come diceva la profezia! Quando la verità del terreno verrà rivelata! Hai perso due mani. E prendi male la salute ogni giorno. Quindi sono negativo. Quindi ho avuto sfiga e basta! Ancora! Aspetta. È lo stesso di prima! È lo stesso di prima! Ma non avete scie chimiche, è vero! È impuro lo stesso. Beh, prima risuscitarlo stavolta. Hai deciso di dare a quest'anima una seconda chance. Era incredulo e rideva per l'atto malvagio che ha fatto. Ogni giorno maledirà la foresta e la farà peggiorare. Quella che risuscitata era un criminale. Le persone che vogliono prendere e non dare. Ogni giorno se Eteria può dare qualcosa a lui, e se gli umani sono contro di lui, farà qualsiasi cosa per prendere risorse e vite. Quindi, cattivo. Ho perso un umano, va bene, dai. Eh sì, ma quanta sfiga! Quante robe accadono! Hai incontrato 5 reclute, e magari 5 reclute! Dove sono le reclute di Pinnacle quando servono? Non morti, giuite! Liberate la terra per bruciare. La terra libera da bruciare e soggiogare la vostra volontà. La maledizione rende molto violente le anime a volte. Specialmente se abbiamo di più ogni giorno. E per ogni undead cancellato da te. Mi chiedo se... se tu proverai pietà per loro. Ma Eteria non lo farà. Come 4 danni? Ah vabbè, almeno non sono ogni giorno. Dopo un po' trovi... Ancora! Ah, è puro, perfetto. Beh, per forza alzarlo, su. Ok, il fatto è, l'immagine è la stessa. Avrei messo un'immagine differente? Non saprei. Brucia tutto, ecco cosa significa uccidere i passeggiatori. L'avrà fatto partire uno chef in quell'incendio. E Gop è l'ultimo sopravvissuto. Povero. Gli eventi sfortunati sono rottissimi. Beh, un 4% in verità non era così male rispetto a una persona in meno, eh. Ogni giorno aiuterà a fermare la maledizione. Un umano. Siamo comunque negativo. Oh! Umani che lavorano per Eteria! Continuate col buon lavoro! Ancora. Ah, però una cura di 3 non basta. Servono più umani. Serve più umananza. Serve più umananza. Un puro, sì! Vai! Resuscita! Ok, siamo in pari! Perfetto! Oh, è il boss, cos'è? Salta fuori che questa è la backstory della Letaria. La foresta è diventata un deserto con zombie dappertutto. Arriva una lamia e si dichiara regina. Cosa sarebbe? Comunque, giusto una cosa, Michael. La musica ci sta bene. Hai provato comunque con una musica più bittosa. Magari forse con lo stile di gioco poteva starci. Questa però ci sta. Ma magari quella obitosa ci stava meglio? Non saprei però. Mentre cammini senti brividi. Vedi un fantasma vicino a te. Non è informazione? Devi stare concentrato. Non lo so. Allora, in verità... Per curiosità proverei a suscitarlo, perché cancellarlo semplicemente mi porto più problemi più avanti. E ora mi serve usare perché siamo un po'... Non così negativo però, ma andiamo con calma.
Non so se pure o no. Quindi è un po' a caso. Vai a Race, dai. Mi fido. No! È cattivo come gli altri. Ah! Oh, la scena cambia. Oh, perfetto, dai. Almeno mi cura un po' la foresta. Non serve a niente se sono negativo. Puro! Un puro! Adesso scendiamo. E siamo in pari di nuovo. Sembra un giorno normale. Nessun rumore strano, nessun evento anormale. Solo te e la foresta. Maledetta. Però perché c'è quell'immagine solita? Puro! Ma Michael, non è che questo gioco va solo a fortuna, effettivamente? Un umano, perfetto! Questo potrebbe essere random. Nel caso terrei le raise per... Provo un'altra volta. Nel caso terrei le raise per quando trovo malvagi per forza. Proviamo, dai. Dai, è sempre così malvagio. Ancora. Ma no, dovevo male morti. Sono messo male. Puro, vai. Ci servi. Altro umano, gratis, perfetto. Ok, ora basta rischiare. Impuro. No, questo va cancellato. Le conseguenze negative sono aumentate. Il fatto è... non sta andando normale. Non sta andando bene, ecco. Impuro. Ma non devo resuscitare, devo cancellarlo per forza. Basta! Vabbè, 15 danni! Cosa? La foresta brucia! Puro! Vai, alza! Ok, il gioco dopo che comincia a leggere ha preso un po' il ritmo. Altro umano, ok, ok. La foresta si sta ricostruendo. Si sta ricostruendo con calma. Sei sfortunato. E ti spawnano troppi puri. Come troppi puri? Io pensavo fosse quello il piano per vincere. Più due generazioni, dai, forse possiamo farcela. Le conseguenze aumentate, ma va bene, basta non diminuire. Oh, sì, riparate 10 danni, perfetto. Dai, siamo messi bene. Puro, sì. Un puro. Ben 3, dai, cominciamo. Sì, costruite 11 danni. Puro, sì. Siamo a 4. Umani, sì, la fortuna sta arrivando. Si volge verso di noi. Impuro. La musica è cambiata poi. Poteva starci il collegamento a Twitch. Che collegamento? Che ognuno morto ha un nome forse? Sarebbe forte in effetti. Arrogo, no, non bruciate la foresta, povera. Mi fa morire Valdor che urla puro. Ehi, è importante essere felici di quello che succede nei giochi. Vai, cancelliamolo. Le conseguenze aumentano, ma non mi sembra sono ancora successe. Sì! 12 danni, ce l'ho fatta! Ci sono! Impuro. Cancella e basta. Non ho ancora visto conseguenze. 99! È vinta! Puro! Vai! E ho vinto, no? Sì! Hai vanquishato i non morti della foresta. E spendo la maledizione. Tutti quanti soffriranno meno con questo eroico gesto. Speriamo che la foresta non sarà maledetta di nuovo per un bel po'. Ma è una fantasia. Spero che ci aiuterà di nuovo nel caso. Ed ecco il gioco! È già finito! Era molto breve effettivamente. Mi piace molto in verità. Il gioco in verità mi piace moltissimo come... come hai messo un po' l'atmosfera e tutto il resto, ma... non mi piace davvero. Questo gioco ha, penso, un gran problema. Che gameplay... non c'è. Non c'è un vero e proprio gameplay, ho l'impressione. Vedi un puro, lo resusciti. Vedi un non puro, non lo resusciti. Se non è impuro, non lo resusciti. Va bene,
Potrebbe essere che non resuscitare più avanti non conviene, quando sei percentuale alta. Ma non ho ancora visto conseguenze cattive, ecco. Rifallo adesso a livello 2. Cosa è livello 2? Che livello 2? Voglio giusto vedere cosa è la conseguenza negativa. Ah, bruciare la foresta fa più danno. Ecco cosa fa le conseguenze negative. Vabbè, in verità non è in verità un problema, perché tanto rigeneri di più. Rigeneri di più. E conviene sempre avere più rigene piuttosto che... Ah, cos'era? Impuro. Conviene più avere rigene piuttosto che subire meno danni in futuro, in qualche modo. Sacrificandoli invece cosa... Cosa accade se sacrifico una... un'anima pura? Ottengo un bonus, magari si placano un po' le anime arrabbiate. Non capisco, in verità. Il fatto è che anche la regione di... della foresta aumenta anche più avanti che vado col gioco. Questo è impuro. Quindi è da fare così più che altro. Il gameplay purtroppo non è neanche gameplay, in verità. È troppo semplice. È suscitare i normali. E poi voglio anche sapere, questa anima qui a volte può essere buona? E ho beccato io due volte sfiga? Oppure semplicemente è una fregatura per farle resuscitare? Che gioco sarebbe stato mille volte meglio se avesse avuto molti più eventi, ecco. Ora con questi pochi eventi e con più opzioni di scegliere, questo gioco è abbastanza basilare, troppo anche, ho paura. È davvero troppo semplice il gioco. Vedi uno puro, lo resusciti. Vedi un impuro e lo uccidi semplicemente, al costo di perdere più danni alla foresta. Ora ne beccherò molti. 15, neanche troppi in verità, perché recupera in 3 giorni. Li recupera in 3 giorni, quindi non è un problema. Cancella l'impura, se ho detto bene. Si è espanso a un suo perché. Ora però è proprio mostri la base del gioco. Questo gioco si può ampliare e può diventare molto molto bello. Ora però con le basi non ha questo gran gameplay, in verità. Però sono delle davvero buone basi per un bel gioco, eh. Per me dovresti proseguire questo gioco e ampliarlo in qualche modo. Se susciti un impuro cadono 4 cose diverse. Ok, quindi danni, penso, una mano in meno. Più chance di avere azioni negative. E danni da una serie della foresta. Quindi conviene, comunque non conviene resuscitare, no? Se non speri nel niente. Cancella. Avvenamento. 7 umani! Ok, allora, ok, sai anche... Ok, questo non era previsto effettivamente. Resuscita. Perché questa cosa è un problema, in verità. Ora, 7 umani sono tantissimi. Puro! Vorrei anche provare in verità a perdere, ma... Sembra che sono messo male adesso. Perché sono tutti arrabbiati. Impuro! Cancella! Rischiamo tutto. Lui. Cancella anche lui! Ci servono più puri. Aha! Si è messo male, effettivamente. Va bene, allora potrebbe non solo essere il gameplay base, resuscitare i puri e cancellare i impuri, però comunque non va bene, secondo me, con questa base di per sé. Cioè, come base, di nuovo, è buona, ma visto che l'hai pubblicata per i contest, sarebbe anche da valutare come gioco a sé questa parte. E purtroppo non c'è molta tattica. Oh no, no. 10 umani. Ah! Non c'è molta tattica in questo gioco. Anche se non sempre conviene uccidere gli impuri, perché vai sempre tanto negativo. Un puro. Dai! Ed è anche troppa fortuna il gioco, effettivamente. Se ti capitano solo impuri, cosa dovresti fare? No! 12 umani. Ah! Va bene, vedremo come andrà a finire. Come muoio. Un umano. Dai, siamo a meno, sono a meno 7. No, la foresta no.
33 danno alla foresta. Aiuto. Tanto vai a sacrificare il pur, dai. Ah, è per dare energia alla foresta. Ah, però comunque aumenta le cattive conseguenze. Beh, penso che ho ben che perso. Puro. Vai! Bruciamo i puri e salviamo la foresta. Non ce la faccio, vero? Penso ho super perso. Race, tanto vale, abbiamo perso. Ha danneggiato un po' la foresta, no? 3, vabbè. E ho perso. Vediamo. Era fatto apposta per vedere l'altro finale, su. Che fortuna. Evento nuovo, ma è game over, no? I non morti hanno distrutto la foresta, espandendo la maledizione in poco tempo. Grazie a te. Ehi, tutto quanto anche gli non morti soffriranno di più. I così chiamati Eraser si sono nascosti per le accuse delle persone e dell'ordine a cui appartengono, accusandoti che decido di essere un nemico e non un alleato. Così un altro Eraser dovrebbe difendere questa foresta prima possibile. Questa è la fine della nostra storia e inizio della storia di un altro Eraser. Ah, e ricomincia il gioco così. Ah, che forte. E cioè, abbiamo visto anche il secondo ending. Mette apposta anche i titoli di coda poi. È un po' tagliato forse a causa del logo RPG Maker, forse. RPG2S. Ma dettagli. Se di nuovo, per me dovessi espandere il gioco, uscirebbe davvero qualcosa di molto bello. Come base messa per il contest, purtroppo, non è molto solido come gioco. Cioè, sono le basi queste. E però non... Come basi purtroppo non sono un gioco. Sono un gioco molto semplice in verità. Ahimè. E sarebbe anche da trovare un modo per gestire meglio il fattore randomicità. Dovresti fare tipo qualcosa, una sorta di mazzo di carte dove estrai degli eventi e poi non ricapitano di nuovo gli stessi. Così non hai sfiga e ti ricapitano 3 volte lo stesso evento sfortunato. Ma hai una sorta di mazzo di carte a cui estrai gli eventi e poi vedi cosa accade. Mi spiegava che eventi mettere. Ecco, con altri eventi sicuramente migliorerebbe molto il gioco. Ne sono certo. Non vedo l'ora di provare il gioco. Oh, non so se vuoi continuare in verità, Michael. Io te lo consiglierei, ma dipende anche da te, in verità. Se ti piace o meno il progetto. O lo vuoi abbandonare, visto che non ti convince troppo. JavaScript ha detto che volevi farlo. Beh, ti trovi sicuramente meglio su JavaScript, da quanto ho capito. Quindi potrebbe aiutare. Cosa posso fare con giorni, karma e percentuale ed energia? Allora, intanto la crescita degli umani era un po' lenta in confronto a come muoiono. Sarebbe carino magari una terza risorsa. Hai già pensato a una terza risorsa, no? Ma la risorsa principale sono gli umani, perché ti servono quelli per aumentare la foresta e avere un po' di rigenerazione e limitare le perdite. Penso che una terza risorsa aiuterebbe un pochino. Ad esempio il tuo mana, tiriamo a caso. Ad esempio, col tuo mana puoi risuscitare in un evento vedi 3 puri in una volta sola, li puoi risuscitare tutti e 3 per prendere ben 3 umani, ma consumi tanto mana. E quindi più avanti puoi scegliere di accettare un patto con un non morto, di resuscitarlo in cambio di più mana. Anche più magari ti espande il mana massimo, rigeneri un po' di mana ogni giorno, se resusciti un non morto impuro ti fa un patto e ottieni più mana massimo. E così è questo tipo, ecco. Non lo so, una risorsa in più come il mana aiuterebbe molto, penso. Perché le due base, penso che anche loro necessiterebbero un'espansione di qualche tipo. E cercare me nascosto. Ci starebbe anche un... Ecco, penso mancava anche un'esplosione nel gioco, oltre a quella. Mancava anche un modo per abbassare il karma, mi è sembrato. Perché dopo un certo punto, col karma bassissimo, non puoi... Hai perso, praticamente. Non c'è modo di rimontare. Quando avvelenano tutto quanto, ti muoiono 10 a colpo. Non puoi fare niente. Quindi serve un modo per abbassare il karma. Non saprei come, in verità. Magari... Forse resuscitando gli impuri, ma non saprei... Non saprei.
magari che ti toglie molto, una decente quantità di karma, effettivamente. Parti 50%, tira un dado 100, e se è più basso del karma, è positivo. Ah! Ok, karma è percentuale, ah, che forte! E come fai i numeri da lì allora? Con tiro di dado e basta. Resusciti 5% in più. Uccidi in meno. Ma resusciti anche se lo fai sui puri, però. Il minimo è 30, il massimo 70. Ah, ottimo, altrimenti vinci e perdi sempre. Perfetto. Tienici aggiornati se vuoi continuare il progetto. Assolutamente. Perché di nuovo ha molto potenziale. Rispetto alla base, almeno. La base purtroppo, sì, ho detto che non mi ha convinto come gioco a sé. Va bene. Allora. Come si chiama? Era Shadows, vero? Il gioco di Alice. Il problema dell'energia è che la gente poteva spammare e poi curarsi a fine vita. Spammare in che senso? Mi sembra un'idea da togliere. Un'energia più che altro che ti limita quante volte puoi resuscitare e cancellare. Non saprei. Potrebbe